Siamo con il comandante dei vigili di Dolcedo, Danio. Allora, tanto trambusco per nulla sembra, perché ci sono, siete voi, i vigili urbani, i vigili del fuoco, i carabinieri, per un presunto cedimento strutturale che ha portato all'evacuazione dei bambini da scuola. Poi in realtà invece sembra che la situazione sia ritornata nella normalità e che i bambini possano rientrare. Ma sì, c'è stato un allarme da parte delle maestre che hanno sentito alcuni rumori sospetti, pertanto si sono attivate le misure di sicurezza previste nel caso, sono l'evacuazione immediata del plesso scolastico e quindi avvertire le autorità competenti, nonché gli ingegneri incaricati del comune, di verificare la situazione. Dalle verifiche effettuate sia dagli ingegneri comunali, dai vigili del fuoco e dall'ingegnere della sicurezza della direzione didattica, problemi strutturali non sembrano esserci, pertanto i bambini rientreranno a breve nel plesso scolastico. Quindi la scuola rimarrà aperta regolarmente? Direi di sì, stanno ancora verificando ancora alcune cose, però al momento non vi sono lesioni strutturali o comunque elementi che facciano sospettare qualcosa di grave. Potrebbe essere un semplice assestamento di una tramezza, ma nulla di problematico.